Nel mio intervento ho parlato del rapporto fra bellezza e discorso, bellezza e lingua, sottolineando anzitutto come ciascuno di noi sia chiamato a fare il bello, a promuovere la bellezza attraverso i discorsi. Era così importante presso gli antichi la capacità di comunicare che l'ideale stesso della persona riuscita era quello di essere un vir bonus, quindi una persona virtuosa che persegue il bene, dicendi peritus, che sa parlare in modo adeguato. Perché? Perché la lingua è quello che tiene insieme le società, è quello che ci permette di rimanere in relazione con gli altri e ci permette di esprimere la profondità del nostro stesso essere. Ho poi presentato il tema della poetica, non solo quindi dal punto di vista linguistico come messaggio che cura in modo particolare la propria modalità espressiva, ma come attività che noi attribuiamo ai poeti e in generale agli artisti. E non è un caso che il termine poeta, colui o colei che fa, sia stato riservato proprio per gli artisti della parte. Nella riflessione sulla poetica ho poi incontrato tre figure particolarmente interessanti. Una, Francesco d'Assisi, il cui Cantico delle Creature è il primo testo poetico della letteratura italiana e che è un testo che apre alla lode di Dio attraverso il cosmo, quindi con una struttura interna particolarmente curata in cui tutte le creature si uniscono e si avvicendano nella lode a Dio e in cui il dramma dell'esistenza umana nella scelta per o contro Dio è particolarmente significativo. Ho poi proposto alcune riflessioni su Dante Alighieri prendendole dall'insegnamento dei papi recenti a partire da Benedetto XV fino a Papa Francesco, che ha invitato i cristiani a riprendere in mano la Divina Commedia come strumento per percorrere il periodo dell'anno santo straordinario in modo fecondo. L'ultimo autore che ho invitato ad accostare è stato Clemente Maria Rebora e attraverso la lettura di alcuni suoi componimenti prima e dopo la conversione abbiamo riflettuto sul senso del poeta, che comunque in parte è sempre uno spatriato quaggiù, cioè una persona che capisce che l'esperienza terrena non poteva mai soddisfare pienamente la sua esigenza di infinito e nei componimenti successivi dell'ultima parte della sua vita come egli abbia saputo armonizzare in modo a mio avviso molto convincente la sua esperienza religiosa e la sua capacità poetica.